700 spettatori paganti più altri 1200 abbonati, circa 3000 persone presenti quest'oggi allo stadio Giglio agli ordini del signor Pasqua di Tivoli. La Reggiana nella formazione annunciata, c'è l'ex Paolo Rossi nelle file del Ravenna, di Paolo Rossi il primo tiro dopo appena un minuto, girata debole, facile l'intervento di Manfredini. Dopo tre minuti ci prova Alessi dalla distanza, il pallone termina sul fondo. Poi punizione di Viapiana al 14° minuto, palla a girare sopra la barriera, pallone che sfiora il palo e termina di pochissimo sul fondo. Ma la Reggiana impiega altri 5 minuti per conquistarsi un nuovo calcio di punizione, fallo su Romizzi, calcio di punizione, arriva Viapiana, dice: ragazzi, lasciatemi il pallone, ci penso io, via tutti, questo lo vado a calciare con il destro dalla parte opposta. Alessi voleva il pallone, Viapiana dice: ci penso io, attenzione, Saverino a fare da velo e Viapiana con il destro, pallone là, non lo vede neanche partire Rocco Pellegrino e così la Reggiana si porta in vantaggio dopo 19 minuti nel corso del primo tempo con questo tiro a girare di Viapiana, 1-0. E poi Viapiana va a cercare chi? Lui, mister Amedeo Mangone, e lo abbraccia Mangone, travolto dall'affetto di tutti i giocatori. 1-0 in favore della Reggiana, sono passati 19 minuti. Mangone, dopo aver abbracciato i giocatori, chiama Aia e gli dice: dunque adesso tu devi fare, ecco, l'allenatore deve fare così, d'accordo, esultare, ma guardate, è ancora lì che dà disposizioni ad Aia. Saverino inavvertitamente lancia Paolo Rossi che prova il sinistro, pallone che termina invece sul fondo. 25° minuto, c'è un cross di Carnesalini, ma prima andiamo a vedere il, eccolo qua, l'ammonizione di Guidetti. C'è un fallo di mano, Alessi gioca il pallone per Guidetti, Guidetti controlla il pallone con il braccio, l'arbitro dice cartellino giallo, ci sta tutto, nulla da dire, il giallo per Guidetti che viene ammonito. Di nuovo un'azione di Rossi che evita May, converge, vede Maggiolini, eccolo il pallone per Maggiolini, prova il sinistro, pallone che termina sul fondo senza impensierire più di tanto Manfredini. Ancora la Reggiana, c'è il fallo di Rossetti su Saverino, l'arbitro dice vantaggio, e allora Romizzi indugia un attimo, poi mette il pallone sul sinistro di Alessi, Alessi questa volta sbaglia la mira. Poi Rossetti, già ammonito in precedenza, ha rischiato veramente, tant'è che Leonardo Rossi, allenatore del Ravenna, lo sostituisce all'inizio del secondo tempo. Chianese di testa, Manfredini vola con una manata ad allontanare il pallone. 42° minuto, c'è l'ultima azione del primo tempo con Romizzi che va a provarci con il destro, pallone centrale in due tempi. Rocco Pellegrino controlla. Primo tempo dunque che termina sul punteggio di 1-0, una buona Reggiana per i primi 20 minuti, poi si è fatto anche vedere un po' il Ravenna. Nella ripresa è una Reggiana bella, concentrata, tosta, quella che parte immediatamente. Guardate Guidetti, come bravo a controllare il pallone, a offrirlo a Viapiana, il cui destro manda il pallone di poco sopra la traversa. Bella azione della Reggiana. Attenzione al terzo minuto, Guidetti difende bene questo pallone, invita l'azione Alessi, rincula la difesa e allora Alessi ha il tempo e modo di sistemarsi il pallone sul sinistro e lasciare partire questo bellissimo tiro con il pallone che si infila all'incrocio dei pali. Andiamo a vedere, molto bravo dobbiamo dire in questo frangente anche Guidetti a coprire il pallone e a offrirlo a Alessi per questo sinistro. Pallone all'incrocio dei pali, boato dei 3000 dello stadio Giglio, la Reggiana in pratica chiude la partita. È un secondo tempo di spessore, di grinta, di carattere, di grande volontà da parte della Reggiana. 2-0, eppure ancora la Reggiana che insiste, nonostante il 2-0 la Reggiana non ci sta ad accontentarsi. Oggi sente di esserci veramente con la testa e con le gambe. Guardate il recupero di D'Alessandro, Romizzi, Alessi, Romizzi ancora,
calcio spettacolo, veramente al giglio. Mette in mezzo Romizzi, palla persa, no, perché Romizzi riesce ad allungarla sulla sinistra per Viapiana, che prova il sinistro, non è il suo piede preferito. Pallone che termina di pochissimo sopra la traversa. 17° minuto, potrebbe essere la svolta della partita, in negativo. Lancio per Guidetti, Guidetti e Tagliani vengono a contatto, si sbanacciano i due. L'arbitro vede solo la reazione di Guidetti e dice giallo per Guidetti. Secondo giallo per Guidetti ed è cartellino rosso. Somma di ammonizioni, eccolo, l'arbitro ha controllato se c'era il nome, numero di Guidetti, poi dopo estrae il rosso. Guidetti espulso per somma di cartellini gialli. Guidetti riceve l'applauso del pubblico, l'applauso di Saverino, ma la Reggiana rimane in 10 uomini e potrebbe essere un momento molto difficile per la Reggiana mentre noi andiamo a rivedere lo scontro. E invece la Reggiana di oggi è ben superiore anche a queste cose. Fuori Alessi, dentro Temelin, giusto mettere in campo una punta. Mangone poi spiega ad Alessi che cosa ha voluto fare, ma Alessi dice non ci sono problemi mister, ho capito benissimo. E la Reggiana guardate, Viapiana che recupera un pallone sul centrocampo e poi se ne va. Viapiana viene affiancato sulla destra da Temelin, sulla sinistra arriva Saverino, ecco il pallone per Saverino, tiro cross dalla parte opposta, Temelin, pallone che però si spegne sull'esterno della rete. Eccolo il Ravenna, c'è un cross di Maggiolini e Chianese, bravo Chianese, controllo e sinistro, pallone che però termina sul fondo. 27° minuto, nuova sostituzione operata da Mangone, fuori Romizzi, in verità un po' stanco, e dentro un pimpante Antonio Maschio. E Maschio diventa subito protagonista, come? Calcio di punizione per la Reggiana, Viapiana mette in mezzo, Maschio va sul pallone, disturba l'uscita di Pellegrino, pallone che sfila e il Salvatore Lanna mette dentro. Eccolo il replay del terzo gol della Reggiana. Lanna, Salvatore Lanna, se lo merita perché dopo tante critiche e tantissima professionalità Lanna viene veramente festeggiato di cuore da tutti i compagni. Gol 3-0. Nuova sostituzione nelle file della Reggiana. Esce D'Alessandro ed entra Esposito. C'è gloria anche per lui. Ma la Reggiana in 10 uomini non se ne accorge nessuno perché al 35° minuto Saverino di testa, Viapiana per Temelin, Temelin, Rocco Pellegrino con la punta del piede riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ennesima palla gol per la Reggiana. Ed ecco il Ravenna, testa di Chianese, la parata di Manfredini. Poi ci prova dal limite Cazzola con il sinistro e attento il portiere della Reggiana. 44° minuto, lo scatto di Chianese solo sul lancio di Guitto. Attenzione, parte in posizione regolare, tenuto in gioco da Aia. Ed è grandissimo Manfredini in uscita a chiudere lo specchio della porta. E Aia perfeziona il tutto. Ancora Chianese, 46° minuto, girata di prima intenzione. Poi Chianese dice, vabbè, ma allora se me li prendi tutti. Chiudiamo con l'ennesima perla della Reggiana. Questa volta è bravissimo Esposito a lanciare Temelin con i tempi giusti. Il taglio di Temelin, Temelin evita il portiere, ma Fasano ci mette il gambone. E così finisce sul 3-0. Non c'è tempo per rammaricarsi perché l'arbitro fischia la fine della partita, tutti si abbracciano, è un 3-0 ed è soprattutto la terza vittoria consecutiva della Reggiana, terza partita senza subire gol. Il saluto al pubblico, 3.000 persone quest'oggi allo stadio Giglio, poche per una Reggiana molto molto bella. Solo prima di...